Colonia agricola per il vittorese Giambattista Ventura, pregiudicato di 59 anni, condannato per le minacce al giornalista Paolo Borrametti, era stato scarcerato con pena sospesa. Conclusa in provincia di Ragusa la seconda operazione di rilievo nazionale denominata Pusher 2, bilancio terrestre, 2 denunce e 4 assuntori segnalate alla prefettura. La CGIL di Ragusa è critica verso l'ASP per la mancata copertura dei posti dei dirigenti negli ospedali IBLEI. Urgente avviare, dicono, i concorsi, mentre le attuali procedure sono illegittime e da revocare. Vittorio e Modica avranno a giugno anche una sessione speciale della Fiera Agroalimentare del Mediterraneo, è stato deciso in un incontro alla Camera di Commercio, presente il presidente Giannone. Iniziativa solidale di Fratelli d'Italia a Vittorio, grazie ad una colletta e ad un gesto spontaneo, regalato ad una scuola materna vittima di furti, stampante e 2 lettori CD. Benvenuto a un nuovo appuntamento con l'informazione su Eventi Sicilia. Dunque la cronaca: Colonia agricola per il vittorese Giambattista Ventura, 59 anni, pregiudicato, condannato per le minacce al giornalista Paolo Borrometti, era stato scarcerato con pena sospesa. L'uomo era stato già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale libertà vigilata per la sua spiccata pericolosità sociale. Giambattista Ventura, 59 anni, di Vittorio, pregiudicato per diverse fattispecie di reati, è stato sottoposto ieri da squadra mobile locale commissariato di Vittoria alla misura di sicurezza della colonia agricola. L'uomo era stato già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della libertà vigilata per la sua spiccata pericolosità sociale. Nel corso di questa restrizione, Ventura aveva sistematicamente violato le prescrizioni dell'autorità giudiziaria, tutte accertate dalla polizia e trasmesse alla procura di Ragusa. Tra le condotte più gravi valutate dal magistrato di sorveglianza rientrano sicuramente le minacce e la diffamazione al giornalista Paolo Borrometti, che come è noto aveva denunciato sul giornale online da lui diretto alcune delle condotte criminose commesse dall'uomo negli anni. Lo stesso magistrato di sorveglianza, quindi, considerata la pericolosità sociale e la sua condotta per nulla cambiata nonostante fosse destinatario della libertà vigilata, ha disposto il collocamento di Ventura presso la colonia agricola, dove l'uomo rimarrà per un anno. La polizia intanto ha concluso anche in provincia di Ragusa la seconda operazione di rilievo nazionale denominata Pusher 2, bilancio 3 arresti, 2 denunce e 4 assuntori di stupefacenti segnalati in prefettura, sequestrati inoltre circa 3.500 dosi pronti per la vendita. La Polizia di Stato, nello specifico squadra mobile commissariati di Comiso, Modica e Vittoria, ha portato a termine il progetto Pusher 2, che lo scorso fine settimana ha permesso in tutta Italia di dare in arresto 267 persone. Il bilancio in provincia di Ragusa è di 3 arresti. Si tratta di Elvis Malocu e Alessandro Avola, i quali sono stati anche ripresi in video mentre cedevano stupefacente ad un noto pregiudicato. Il terzo arrestato invece è Giorgio Modica, trovato in possesso di 160 grammi di marijuana. Gli agenti hanno inoltre segnalato al prefetto 2 assuntori di stupefacenti identificati nel piazzale Baden Paola Modica. La squadra mobile è anche sottoposta a sequestro in pieno centro storico a Ragusa, oltre 500 grammi, sempre di marijuana, destinata alla vendita. E ancora squadra mobile, ma in questo caso in collaborazione col commissario di Vittoria, ha effettuato controlli nel Lipparino, segnalando un assuntore al prefetto. Oltre a diversi arresti portati a termine dalla polizia in Italia come in provincia, sono state portate a termine anche una quindicina di perquisizioni presso i locali notturni e controllato un centinaio di persone. In totale la droga sequestrata si attesta intorno alle 3.500 dosi pronti per la vendita. Controllati infine anche alcuni diversi istituti scolastici, ma non sono state rilevate criticità. Pozzallo adesso, dove la nave Phoenix ha condotto ieri al porto un carico umano di ben 320 migranti, approdata alle 16. Le operazioni di sbarco si sono poi concluse a tarda serata.
E la nave Phoenix, battente bandiera del Belize, una delle due navi del progetto MOAS, organizzazione con sede a Malta, ad aver traghettato di pomeriggio al porto di Pozzallo 320 migranti. La nave è attraccata al porto intorno alle 16 e le operazioni di sbarco si sono concluse a tarda sera. La Phoenix, insieme all'altra nave, la Topaz, sono due delle navi coinvolte nell'indagine conoscitiva aperta recentemente dalla Procura di Catania per far luce sulle attività delle numerose organizzazioni borderline che aiutano gli immigrati nel Mediterraneo. Intanto, in questi giorni, col sovrannumero di tutti questi migranti, la macchina dell'accoglienza a Pozzallo è tornata di nuovo a pieni giri. Una macchina che funziona al meglio anche grazie al sincronismo che si è venuto a consolidare in questi anni tra le diverse componenti presenti, vale a dire volontari, forze dell'ordine, medici, infermieri e anche civili. Alla data del 2 aprile il numero dei migranti intanto arrivati in Europa è salito a 29.300, mentre i morti in mare dall'inizio del 2017 sarebbero non meno di 663. Cambiamo argomento. Il gruppo consiliare del PD a Vittoria, il Partito Insieme, esprime solidarietà ai lavoratori delle Maie per la giornata di sciopero in programma domani, per lo stato di agitazione che da alcuni mesi hanno avviato. Unico dato degno di nota, affermano dal PD, è stata l'ennesima proroga della nomina del commissario straordinario. Nomina, fra l'altro, fatta in aperto contrasto con lo statuto aziendale che prevede tempi limitati, circoscritti e mandato specifico. In merito alla copertura dei posti dei dirigenti degli ospedali all'ASP 7, prende posizione la CGIL con una nota ai vertici regionali. Per il sindacato è urgente intanto avviare i concorsi, mentre le procedure per le sostituzioni, dicono dalla CGIL, sono illegittime e quindi da revocare. In una nota inviata all'assessore regionale della salute Baldo Gucciardi, alla commissione sanità all'ARS e ai vertici dell'ASP 7 di Ragusa, la CGIL denuncia il modo di procedere definito illegittimo perché non previsto da alcuna normativa della stessa ASP in riferimento alle nomine dei dirigenti per la copertura dei posti. Si contestano in particolare le procedure attuate dal direttore generale Maurizio Aricò per le nomine e si chiede all'assessorato regionale e alla commissione sanità all'ARS di intervenire e quindi nello specifico per revocare gli incarichi in questione, per far rispettare le corrette procedure per le nomine e ancora per sbloccare i concorsi delle strutture complesse dei servizi privi di direttore e necessari per una migliore assistenza sanitaria. E si porta l'esempio dell'affidamento ad una sola persona, in questo caso il primario di nefrologia e dialisi di Modica Scicli Ragusa, di ben 5 reparti tra Modica, Vittoria e Scicli. È possibile, si chiedono dalla CGL, affidare tutti questi incarichi ad una sola persona ed è una politica sana e corretta? E ci si chiede ancora quanto durerà la provvisorietà di questi incarichi. Tutto questo concludono dalla CGL mentre aumenta il malcontento nei confronti della direzione generale per decisioni e incarichi che non tengono conto delle leggi e delle procedure previste verso coloro che hanno invece i requisiti per assumere ogni tipo di incarico. La prossima fiera agroalimentare mediterranea Ragusa al Foro Boario si presenterà con una nuova veste e una nuova articolazione. È stato deciso ieri dalla riunione presso la Camera di Commercio. Ci saranno in particolare due sezioni specialistiche ospitate rispettivamente a Modica e Vittoria. Il Presidente della Camera di Commercio di Ragusa e la Giunta Camerale, sulla base di un progetto di sviluppo della fiera agricola mediterranea, hanno deciso l'ampliamento merceologico e geografico della Kermesse attraverso l'istituzione di due sezioni specialistiche che, sempre sotto la denominazione di 43ª Fiera Agroalimentare, saranno ospitate ai primi di giugno rispettivamente a Modica e Vittoria. Proprio la sessione specialistica di Vittoria, per la quale in queste prossime settimane saranno intensificati i contatti col Comune, sarà riservata all'ortofrutta, al florovivaismo, alle macchine e attrezzature per il giardinaggio, alla sericoltura e all'impiantistica generale in agricoltura. Nessuna variazione invece prevista per la classica edizione di settembre, che si svolgerà come sempre presso il Foro Boario dal 29 settembre al 1 ottobre, riproponendo tutti i tradizionali appuntamenti che hanno contribuito in questi anni ad accrescere la fama e la rilevanza della manifestazione. Per lo stesso Presidente della Camera di Commercio Giannone, questo ampliamento della fiera può rappresentare una soluzione strategica per lo sviluppo della manifestazione, oltre a migliorare l'offerta dei servizi alle imprese, che avranno così maggiori e più specialistiche opportunità commerciali e anche di crescita dei mercati di riferimento. È stato firmato in questione il contratto d'appalto della bretella di collegamento con l'aeroporto di Comiso, cantieri che apriranno entro la fine di aprile. Si tratta, come è noto, di una delle opere strategiche più importanti per la viabilità interprovinciale.
È stato firmato in queste ore tra Libero Consorzio di Ragusa e la ditta aggiudicataria il contratto d'appalto per la realizzazione della bretella di collegamento dell'aeroporto di Comiso, cantieri che apriranno entro la fine del mese di aprile e l'opera dovrà essere completata. A realizzare questa bretella di collegamento è stato chiamato il Consorzio Fenix di Bologna, mentre la ditta individuata è la Linera Costruzione di Santa Venerina. I lavori a base d'asta hanno avuto un importo complessivo di 9.021.000 euro, con un finanziamento a valere sui fondi ex Insicem, e l'appalto aggiudicato dall'Urega di Ragusa ha avuto un ribasso del 52%. L'importo del contratto, inoltre, in relazione ai lavori affidati, è stato determinato in oltre 4.500.000 euro, lavori che dovranno essere ultimati entro 36 giorni dalla consegna. Si tratta nello specifico di una delle opere strategiche per la viabilità interprovinciale, che consentirà di avere un collegamento più veloce e funzionale per l'aeroporto di Comiso dalla statale 115 Ragusa-Catania. A Santa Croce Camerina c'è anche un quinto candidato a sindaco alle prossime amministrative. Si tratta di Mario Coco, che gestisce un'attività turistica appunto a Braccetto, che altre volte si è presentato in veste di candidato alle precedenti amministrative. La candidatura era stata paventata da tempo dallo stesso Coco, che aveva anche cercato con due degli altri quattro candidati a sindaco già ufficializzati di trovare un'intesa per un accordo politico, intesa che poi non è stata trovata. Adesso apriamo un'ampia pagina dedicata alle tematiche della scuola. Un gesto spontaneo di solidarietà per una scuola materna a Vittoria vittima di furti. E allora la sezione locale di Fratelli d'Italia ha donato una stampante e due lettori ai piccoli alunni. Intanto l'assessore alla pubblica istruzione Occhipinti ha spiegato la vicenda della scuola chiusa dai NAS. Erano rimasti privi di computer e di CD, furto commesso ai danni della scuola materna Terri Pupi a Vittoria. E oggi, quasi come un gesto di risarcimento, ma assolutamente spontaneo, una delegazione di Fratelli d'Italia, guidata dal consigliere comunale Salvo Sallemi, ha donato alle maestranze scolastiche una stampante e due lettori CD. È stato un gesto spontaneo, voluto da Fratelli d'Italia, un gesto che non si sostituisce sicuramente all'amministrazione. Noi quel giorno, insieme all'assessore Occhipinti, siamo venuti, io in rappresentanza del partito, per cercare di capire e vedere quali fossero i danni che questi incivili signorotti hanno procurato alla scuola. Abbiamo capito che servivano due radio e una stampante. Insieme all'organizzazione, insieme ad Angelo Zuccolo e a tutto il gruppo politico di Fratelli d'Italia, abbiamo deciso di fare una colletta, autotassandoci, comprandoli e portandoli a loro, per far sì che questi bambini possano continuare le loro attività ricreative e possano essere il più lontani possibile da quello che è a volte l'incuria, la delinquenza che è fuori dalle strutture scolastiche. Amministratore, non posso che fare un plauso a Fratelli d'Italia per questo gesto bellissimo che fa onore a loro e va incontro a quella che è un'esigenza di questa scuola che ha subito questo furto, togliendo degli strumenti ai nostri piccoli studenti che sono fondamentali oggi proprio per l'ambiente di apprendimento in cui si trovano. Sempre in ambito scolastico, intanto, l'assessore alla pubblica istruzione Gianluca Occhipinti presenta l'iniziativa, ha spiegato anche la vicenda della scuola della Madonna della Salute, chiusa dai NAS. Noi come amministrazione stiamo cercando di attenzionare tutte le strutture pubbliche, ma soprattutto vogliamo partire dalle scuole dell'infanzia, che in passato sono state poco attenzionate. Vedete, tipo la scuola Madonna della Salute, che c'è stata tanta polemica, chiusa dai NAS, in realtà è una scuola che noi avevamo attenzionato e che un mese fa noi abbiamo chiuso proprio perché non volevamo che i nostri bambini frequentassero quella scuola, in quanto non era completamente una scuola, locali fatiscenti, dei garage, adibiti a scuola da molti anni, da circa forse 30 anni. Pertanto sicuramente non imputabile come colpa all'amministrazione Moscato. I ragazzi, i bambini sono andati presso un'altra struttura che è bellissima, che è adiacente al campetto Andrea Nicosia, e con degli spazi verdi, e con aule molto grandi, e questo proprio perché noi puntiamo sui nostri bambini, sui nostri studenti di qualsiasi età dell'infanzia, sia alle scuole superiori e anche con l'università. A Ragusa intanto l'amministrazione comunale ha programmato e realizzato una serie di importanti interventi presso la sede dell'Istituto Comprensivo Quasimodo, in questo caso a Marina di Ragusa, lavori che hanno riguardato in particolare l'ampliamento della scuola elementare media, in cui sono state realizzate due nuove aule, un disimpegno e migliorata la distribuzione di alcuni spazi esterni.
La popolare trasmissione Sereno Variabile in onda su Rai 2 ogni sabato dedicherà domani pomeriggio uno spazio anche a Vittoria. Per il vice sindaco Andrea La Rosa, una importante vetrina per il nostro territorio. Sbarca a Vittoria Sereno Variabile la sua troupe. In effetti il lavoro di ripresa è stato già svolto e quindi sbarca inteso come programma già bello e confezionato e che potremo vedere domani pomeriggio dalle ore 17 su Rai 2. La popolare trasmissione condotta infatti da Osvaldo Bevilacqua dedicherà uno spazio a Vittoria con le telecamere guidate dall'inviata Maria Teresa Giarratano che ci faranno vedere i luoghi della tradizione del folklore ipparino. Una vetrina davvero importante, ha commentato il vice sindaco Andrea La Rosa, sia per il territorio che per le nostre aziende. Sereno Variabile infatti ad oggi uno dei programmi di viaggio e turismo più visti e la qualità di questa trasmissione è dimostrata dal fatto che va in onda dal 1979. Una longevità, sottolinea La Rosa, che le ha consentito di entrare nel Guinness World Record come trasmissione televisiva di viaggi di più lunga durata nel mondo. Nello spazio quindi dedicato a Vittoria si è parlato dei tesori architettonici della città, delle bellezze artistiche e paesaggistiche, oltre che della bontà dei prodotti della terra. Appuntamento quindi con Sereno Variabile domani a partire dalle 17 su Rai 2 in primo piano Vittoria. Marina di Ragusa adesso, dove in materia di opere pubbliche entro la fine di aprile verrà completata la riqualificazione dell'area di approdo dell'elettrodotto Italia a Malta, ubicato sul lungomare. Andrea Doria. Sono in corso di svolgimento in questi giorni a Marina di Ragusa i lavori di riqualificazione e manutenzione del verde pubblico all'interno dell'area di approdo dell'elettrodotto Italia-Malta ubicata alla fine del lungomare Andrea Doria. Nel sito, che è stato riqualificato dal punto di vista naturalistico e paesaggistico con un progetto redatto e realizzato dalla società Enamalta, società che ha eseguito i lavori dell'elettrodotto, verranno installate anche delle panche e delle attrezzature ludiche per bambini. La frazione riverasca, pertanto, alla fine del mese di aprile, assicurano i tecnici comunali, potrà contare, oltre che su questo nuovo spazio destinato al verde pubblico, anche su un parcheggio realizzato nell'ambito del progetto di riqualificazione dell'area. E per rendere infatti fruibile quanto prima questo sito, il Comune ha disposto un accurato intervento di manutenzione del verde, oltre alla sistemazione di elementi di arredo, che lo renderanno sicuramente più accogliente. Calcio a chiudere, ancora una volta campioni provinciali, si tratta della città di Ragusa che ha festeggiato ieri a Vittoria la conquista del titolo dopo aver superato in finale l'Audax Poerio Caltagirone, gara che si è conclusa col risultato di 1-0, rete dell'azzurro Stefano Cultrera, successo fortemente voluto dall'intera società con in testa il presidente Giovanni Vitale, ancora più significativo se si vuole in considerazione del fatto che nel corso dell'attuale stagione la squadra è stata completamente rinnovata inserendo giocatori tutti o quasi classe 99. Ci fermiamo dopo. Eventisicilia.tv, il quotidiano online ipparino che ti informa con notizie in tempo reale e video sui principali fatti della provincia di Ragusa. Eventisicilia.tv, l'informazione più veloce e sempre aggiornata. Eccoci al riepilogo dei fatti in primo piano. Coloni agricola per il vittoriese Giambattista Ventura, pregiudicato di 59 anni, condannato per le minacce al giornalista Paolo Borrametti, era stato scarcerato con pena sospesa. L'uomo, già sottoposto alla misura di prevenzione e sorveglianza speciale e libertà vigilata per la sua spiccata pericolosità sociale, non ha mai cambiato la sua condotta, per lui dunque coloni agricola della durata di un anno. Conclusa in provincia di Ragusa la seconda operazione di rilievo nazionale denominata Pusher 2, bilancio 3 arresti, 2 denunce e 4 assuntori segnalate alla prefettura. In tutta Italia invece gli arrestati sono 267 in provincia, arrestati Elvis Maloco, Alessandro Avolo e Giorgio Modica, trovati in possesso di svariati grammi di marijuana, in tutto sequestrate 3.500 dosi di droga. La CGIL di Ragusa è critica verso l'ASP per la mancata copertura dei posti dei dirigenti negli ospedali Iblei. Urgente avviare, dicono i concorsi, mentre le attuali procedure sono illegittime e da revocare. Per il sindacato occorre revocare gli incarichi, fare rispettare le corrette procedure per le nomine e sbloccare i concorsi nelle strutture complesse. Infine, troppi incarichi ad un solo primario.
Vittorio e Modica avranno a giugno anche una sessione speciale della Fiera Agroalimentare del Mediterraneo. È stato deciso in un incontro alla Camera di Commercio presente il presidente Giannone. A Vittorio riservate quindi le sezioni di ortofrutta, florovivaismo, attrezzature per il giardinaggio, sorricoltura e impiantistica generale. Per lo stesso Giannone una soluzione strategica della kermesse agricola. Iniziativa solidale di Fratelli d'Italia a Vittorio, grazie ad una colletta e ad un gesto spontaneo regalato ad una scuola materna vittima di furti, stampante e due lettori CD. Si tratta della materna Terra Pupida, cui erano stati trafugate computer e CD. Intanto l'assessore alla pubblica istruzione a Pinti spiega e chiarisce la vicenda della scuola della Madonna della Salute chiusa dai NAS, che aveva suscitato polemiche. Possiamo fermarci dunque, grazie per l'attenzione, appuntamento alle prossime edizioni.